Con un'apposita conferenza stampa, la New Basket Brindisi ha presentato il consorzio New Dream Brindisi, alla presenza del presidente Nando Marino, del vicepresidente Domenico Di Stante, del socio Maurizio Primiceri e del curatore del progetto Fabio Aiello. Ci siamo ispirati a ciò che è stato fatto in altre società, è un po' un progetto con le aziende come quello che abbiamo fatto tanti anni fa con l'associazione Vola Canestro, che è una realtà ormai consolidata del nostro patrimonio, e quindi ci auguriamo di arrivare a 30-35 aziende prima dell'inizio del campionato, che sarebbe già una piccola vittoria all'inizio della stagione. Bisogna mettersi insieme per arrivare a fare qualcosa di giusto se si vuole fare sport in questa realtà. Questo consorzio nasce per sostenere la New Basket Brindisi, ma ha anche altri obiettivi di natura territoriale e legati allo sviluppo del territorio, un progetto senza fini di lucro che opererà parallelamente con la New Basket. Noi abbiamo scelto di optare per la costituzione di un consorzio con attività interna, proprio perché è molto più semplice gestirlo, è molto più duttile e molto più agile rispetto a qualsiasi altra forma societaria o di qualsiasi altro istituto previsto dalla nostra normativa. E in questo modo tutti gli imprenditori che volessero partecipare a questa iniziativa lo potranno fare, ma la cosa più importante è che condizione per poter essere iscritto e far parte di questo consorzio è la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione, di abbinamento, di pubblicità con la New Basket, ed almeno 2 anni, cui la società, che dovrà gestire naturalmente il campionato di quest'anno e dell'anno prossimo, speriamo già in Serie 1, avrà un substrato finanziario certo su cui poter contare rispetto a una situazione che magari sarebbe stata inconsistente oppure non avrebbe avuto senza il consorzio un punto di riferimento finanziario su cui poter contare.